Potete sentire la mia bellissima voce abbastanza morta e distrutta da questi 4 giorni di fiera a Napoli, quindi ho fatto l'orco, ho urlato come una scimmia e quindi niente, daremo spazio al nostro birraio che tenderà a cassare di più. No, no, ma là, assolutamente. No? Piuttosto avvicina un po' di più la bocchetta tua santa al microfono perché ogni tanto vai a scatto su TS. Faremo il possibile, cercheremo di scattare di meno, che vi devo dire, ragazzi. Nuke, dai, raccontaci un po' com'è andata sto Omicron coso che hai fatto. Il Comic Con, prima cosa, che cos'è il Comic Con? Il Comic Con è una fiera del fumetto che si organizza a Napoli una volta all'anno. Quest'anno io ho partecipato con lo stand di Soliptica, un'associazione di gioco di ruolo dal vivo, e mi sono vestito da nano i primi 2 giorni e da orco gli ultimi due. E vestendomi da orco abbiamo anche interpretato i personaggi e quindi urla, spaventi e varie. Però concentriamoci con la partita. Allora, GLHGF da parte di Mercury contro GLHF Man da parte di Frank. potete Due vedere, giocatori. non puoi parlare così lontano, Birra, se no ti sento bassissimo. Sono lontano. Mi senti? Sì, Sono meno mo lontano. bene, mo sei meno lontano, ma Però ti si sono sente più bene. vicino a te. Sono Sì. più vicino. Allora, cos'è questa partita di torneo, prima di presentare i giocatori? Questa è una partita di torneo che abbiamo organizzato noi della Decima Esports. Insomma, un torneo tra argenti e bronzi. Argenti, Al bronzi e momento oro. abbiamo argenti, bronzi e oro. Al momento abbiamo un oro che è Mercury contro un argento che è Crank. Crank, Mercury, tra nuovo l'altro, acquisto. promosso proprio recentissimamente alla Lega Oro, prima era argento anche lui. Crank è un nuovo acquisto, giusto? Crank è un nuovo acquisto, sì, è arrivato da poco. Sinceramente, ci ho parlato me mezzo secondo tipo. Dovresti Mi muovere la dispiace per visuale, parte di perché la lui. visuale è su di te, birraio. Ah, la visuale su di me è molto Sì, male. perché... Vabbè, e insomma, il mondo procede come deve procedere. Il primo game di quanti? Sinceramente non so nemmeno in che formato si svolge il torneo. Era buggato tutto, comunque sì, allora il formato è girone all'italiana, quindi ci sono questi gironi dove ci saranno due eliminati, quelli con meno punti, e poi si andranno a fare i playoff. Il torneo sarebbe la Spring Cup, in quanto stiamo facendo praticamente ogni stagione un torneo. Beh, la decima continua a crescere, diciamocelo. Ormai Diciamocelo. diciamocelo a tutti. Diciamocelo alla siciliana, diciamocelo. Esatto. Bene, Mercury prende un gas molto early e un Arax che non accenna a voler fare dei Marine. Non so cosa pensare, potrebbe essere tranquillamente un ripreso. No, è un Marine. E niente da dire dalla parte verde. Mentre dalla parte dello Zerg vediamo che scende un Hatchery, la seconda Hatchery subito dopo il gas, quindi probabilmente è stato un 16-15, un 15-14, un 14-13, non lo so, non ho notato niente, non ho seguito, sta morendo questo Attenzione, Overlord. seguiamo l'ingaggio da Overlord e Marine in cui l'Overlord cercherà di uccidere il Marine, ma non ci riuscirà, credo, perché il Marine riuscirà a scappare. E l'Overlord Sta accadendo questo Overlord che andrà a mettere in supply lock il giocatore Zerg. invece muore. Eh sì, queste sono brutte perdite per gli Zerg a questo punto della partita, di solito danno fastidio, A diciamo. questo minutaggio si dà molto molto fastidio. È già in produzione il nuovo Overlord. Appena l'ha visto attaccato, bravo Crank a metterne subito dopo un altro in produzione. Forse poteva fare un paio di cast trick Due Rax da parte di Mercury, aggiuntive, che non prende la seconda base. Puoi immaginare un push abbastanza forte anche allora a questo punto, a meno che non decida di fare semplicemente una partita un po' più safe. Trirax Steam. Lo steampunk, esatto, 3 Rax steampunk. Sembra una 3 Rax steampunk. A vederla così. Scan lanciato nella base Dello Zerg, sì, che va a avversaria, vedere questa vede pool, a due regine. vedere le due regine, tra cui una regina per espandere il biostrato. Crank è un giocatore che, per quanto sia in silver, ci ho parlato, non l'ho ancora visto giocare perché
appunto come il caro Biraio sa, sono stato collegato giusto alle 2 di notte per riprendermi la diamante. Ma a quanto ho capito è un giocatore molto bravo di micro che adesso sta cercando di concentrarsi sulla macro per salire. Un ex Terran. Un ex Terran che diventa Zerg, queste sono cose che io non sopporto, sinceramente, perché un TVT oggi secondo me ci stava, invece Invece è maledetti Zerg meglio sono così. ovunque. Nido dei Baneling da parte di Punk, che sembra quindi Che non sta prendendo. voler tecciare contro. Sì, non sta prendendo il gas da entrambi. Da Io ho entrambi gli visto. estrattori in prima. Ma Giusto. comunque sia, non è un T-Rex Steam in quanto è scesa una Factory. Sì, insomma, Mercury sta cercando terra, diciamo, soprattutto, non sta facendo nulla di sbagliato al momento, sta facendo una Marine Tank, magari non supportata dalla seconda espansione, potrà diventare un po' debole contro lo Zerg entro poco tempo. Abbassiamo un po' il Però volume in gioco perché era troppo alto, scusateci. per il resto. Intanto tanti ling con lo speed di ricerca da parte dello Zerg, continua l'espansione del biostrato, continua a dronare in modo forse un po' errato. Dovrebbe mettere 3 droni al gas e fare un transfert in seconda mentre Mercury si porta avanti con l'armi. Tu che dici, Birraio? Mercury avanza, io non saprei dire i danni che può fare, effettivamente ci sono in produzione 3 Baneling che io 3 direi Baneling che e potrebbero 12 anche Ling. bastare contro questi Marine se mirati bene. 3 Baneling e 12 E Marine che sono usciti in questo momento. dividiamo un po' questo scan, forse un po' di troppo. 23 Marine e 23 Ling e 3 Baneling contro 19 Marine e un tank. Sono un po' tanti, se il tank arriva in tempo di riuscire a piazzarsi e parare i colpi, diciamo, Ma Crank potrebbe se ne essere sarà anche meglio. accorto. Io sinceramente non credo. Perché sta facendo un lanciasporo in seconda, io secondo me non se ne è accorto perché non ci stavo guardando. Eccolo che è entrato. Sì, Va veramente dietro, spara. situazione veramente disastrosa per Crank. Attenzione Ling, attenzione Ling. No, i Baneling sul tank no. Rimangono due bene, li vengono shottati, il tank è ancora vivo, i marini sono tutti vivi praticamente. Il tank spara sui marini, comunque credo che Mercury si sia portato a casa il match con questo push. Nel frattempo metto giù una seconda, un tank piazzato nella main, evitare qualche rabbai, insomma Tirato, questo sta match tirando i è transfusion finito. sull'Hatchet, non so a che pro. Questo match sembra ridursi Potrebbe cadere il un pochino tank, questo. potrebbe cadere il tank, no, decide di scappare con le Gwin. Produzione altri 8 link Sì, è che caduto il tank. produzione altri 8 link che link non riescono a liberarsi dei marine, che comunque sono rimasti 5, però io direi che i danni suoi li ha fatti, torna a casa. Torna a casa Torna a Alessi. casa? No, si ferma lì davanti, tiene sott'occhio in sostanza, vabbè. Però sì, comunque i danni sono stati fatti, direi che sono stati danni ingenti. Lo Zerg adesso è monobase, andando a riprendersi adesso la seconda. Vedo che lo streaming lagga un po'. Siamo a metà ricerca dell'uno sulle armi sui Marine, i tank sono tanti, le Rax ci sono. Insomma. Arriva con l'altro push andandosi probabilmente, cioè in questo momento la partita è quasi irrecuperabile per lo Zerg. Sì, infatti è Questo irrecuperabile, cade la link seconda, perde Ling, adesso può andare dritto in prima, arriva il sono GG. sufficienti. 1-0 per Mercury, credo che sia il best of 3. Non Mercury è partito con l'intenzione di essere aggressivo sin dall'inizio, ci vedeva proprio dal tipo di partenza.
le tre racks subito così immediate, senza un'espansione, e poi subito dopo il tank lasciano presa agire proprio quel push fatto con quei marine e quel tank che si fa spesso contro Zen. Ha chiuso la partita con quel, cioè è riuscito in qualche modo a evitare il peggio, a farsi distruggere l'esercito, e quindi di conseguenza dopo è stata una passeggiata. In totale saranno 5 partite giocabili nel torneo che conta 6 player. Conta player dal nome di Simon, che conosciamo per diverse Clan War giocate tra l'altro con noi, Field Marshal, che è un ragazzo nuovo, Kayan, l'Eterno Bronzo, Mercury, che è appena stato promosso in oro, Crank, che comunque è un player nuovo, e Dolight, che ci ha portato alla vittoria nell'ultima Clan War. Light. Vediamo che la Sta prossima molto mappa meglio sarà così. Giro tondo, scelta da Crank. La vittoria di Dolight nell'ultima Clan War è stata. Come dici, scusa? È stata. Ho detto, la vittoria di Dolight nell'ultima Clan War contro Yas è stata determinante. È stata anche abbastanza inaspettata, devo dire la verità. È stata anche interminabile. Sì, col tipo che scappava. Partita lunghissima dove lo Zerg metteva vivai più o meno in tutta la mappa. Ci ho vinto così oggi una partita contro Weltal, tra l'altro. Cioè lui ha fatto un pilone, un proxy pylon, io sono dei best raid, me ne erano rimasti solo i droni, gli ho killato il pilone con i droni. Quasi ripronti a partire, ci sono ben due persone che stanno guardando il nostro streaming in questo momento. Vogliamo assolutamente salutarle e vogliamo ringraziarli per essere qui tra noi. Siamo io E io. e Decimacast, fantastico. Ringraziamo già vicenda perché. Grazie Biraio per essere qui a seguire questo streaming, e ringraziamo anche me stesso. Grazie a Insomma. te, Nuke, per questo supporto che ci dai sempre. Sei un viewer molto attivo nel nostro canale. Comunque sia, non abbiamo spammato il canale, quindi mi sembra anche ovvio che nessuno sappia che siamo live da piccoli cuccioli. Comunque i video andranno su YouTube, quindi se qualcuno vorrà vederli, insomma, verrà caricato anche su YouTube. Oh, Comincia. benissimo, ho cominciato il secondo nuke. Il secondo nuke si chiama. È cominciato il secondo nuke. Comincia il secondo nuke che vede Mercury in vantaggio. Io direi di presentarli adesso i player, lo farò con quanta più voce possibile. Troviamo in verde il giocatore della decima con la stellina che sorride appena promosso in oro, Mercury. Bene, allora presento io l'altro giocatore che è uno Zerg, spawn in basso, una nuova leva del nostro bellissimo clan, fortissimo clan, grandissimo. Il grandissimo Crank, potete anche vedere il nuovo stemmino della decima, guardate quanto è bello. Guardatelo, Mi sembra apprezzatelo. che vada a fuoco. Interessante perché su questa mappa ha tre spawn, che secondo me è la cosa più brutta che abbia mai visto in tutta la mia vita. Sì, è vero, è proprio Il nostro brutto clank questa. deve chiamarsi una vittoria, perché sennò direi che la potrebbe. È in svantaggio di una partita e deve recuperare. Ma Mercury si è bloccato o sbaglio? Ha fermato No, tutti, più che altro ha fermato Mercury tutti gli SCV. Sono ripartiti adesso. Coffee break da ma parte degli SCV di Mercury. Dall'altro lato Crank continua a fare i fattacci suoi, partono gli Overlord da scoutare. Mercury lo troverà subito l'avversario. C'è da dire che questa mappa bisognerebbe non è. dire che Mercury sta facendo 240 PM, forse è per quello che i suoi SCV si sono bloccati a un certo punto, erano stupidi. Diciamo che da notare che questa mappa è particolare per lo Zerg, in quanto ci sono molti gap, molte rocce non distruttibili che andrebbero a splittare sia l'Army Terran che quella Zerg, e a me questa cosa dà molto fastidio. Continuano le APM da parte di Mercury, che ne fa 300, mentre da parte dello Zerg ce ne sono 96 in questo momento. Viene messa una spawning pool e una seconda, stessa build di prima, da parte del giocatore della decima eSports, Crank, che è arrivato con questo Overlord nella location sbagliata, quindi sa perfettamente dove trovare l'avversario. Intanto Mercury prende cassa, sta finendo la Rax, potrebbe essere un Reaper Expand. Potrebbe essere sì un Reaper Expand. La Rax mi sembra che sia scesa dopo addirittura la raffineria.
sia. Rax è scesa dopo. Ecco, 1-1. Sì, che sono fatto. 1-1-1. 1-1, meno si può. Aspetta, adesso. Devi avvicinarti al microfono, se no parli, se no ti si sente veramente lontano. Dicevo, è 1-1-1-1 con reattore, quindi probabilmente vedremo delle Helion andare ad arrassare la linea mineraria dello Zerg. Una tattica che usava tantissimo in Grulle, ancora di più adesso, non so per quale motivo, ma effettivamente non ha cambiato niente. E probabilmente vedremo switchare in un Banshee e Rass. O almeno di solito così si fa. Però non ho visto il comando orbitale. Ah, eccolo qui, l'ho chiamato, scusate. Arriva in questo momento il comando orbitale da parte di Mercury, mentre finisce la Factory sempre in contemporanea con il reattore. Vediamo se switcha. Sì, arriva lo switch. Era lo switch da parte del giocatore Terra. Nel frattempo tanti droni vanno a fare un drone transfer e mettere a terra due impalatori. Forse lettura giusta da parte di Crank, che decide di giocare più safe. Niente, non l'ho visto tocciare a spazioporto, quindi direi che la sua build si è fermata qui. Eccolo qui, ecco, io mi chiamo le cose a posto. È arrivato lo spazioporto per Mercury. Arriva lo spazioporto da parte porto e modulo tecnologico dalla RAC, quindi si può portare un altro switch. Sì, switcherà Banshee, come avevi già detto. Più che altro ti prego, comprati un microfono nuovo. Guarda, l'ho sistemato oggi, grazie al cielo, saldandolo, è una cosa molto casalinga, delle... un po' di stagno, un po' di cattiveria. Ieri ho trovato 20 euro a terra al Comic Con, ti mando 5 euro e ti compri il microfono, va bene? Ma scusami, l'ho saldato, l'ho messo a posto. Sì, ma nuovo? Si sente una merda. Non è colpa mia, è colpa tua. Capito. Comunque si arriva lo switch da parte degli edifici, viene fatta la prima bench a momenti insieme al clock. Il clock non arriva, arriva la bench, ma non parte il clock. Non arriva il clock. Arriva adesso. No. Non arriva nemmeno adesso il clock, perché viene fatto un marine che va a levare ulteriori minerali. Non ha bisogno del clock, evidentemente. No, Mercury dice il clock no, non l'avevo. Droni. Attenzione che ci sono due imbalatori nella È arrivato adesso il clock, 5 secondi fa è partito il clock, tante Helion in produzione, invece di 4 sta partendo con 6. Ci sono due impalatori posizionati anche abbastanza bene. Dobbiamo vedere come risponde Crank a questo push, che non ha visto arrivare, tra l'altro. Crank potrebbe addirittura scegliere di andare direttamente in prima. Mercury si potrebbe andare in prima. Scusate, Mercury non credo. Intanto arriva anche la Banshee, vuole pushare con tutto insieme. Vengono viste dall'Overlord le Helion, cominciano ad attaccare gli impalatori tirando nulla, non cade nulla. Sì, va in prima. Va in prima Mercury, però c'è anche la Banshee. Situazione difficilissima per Crank. Difesa magistrale da parte del giocatore Zerg. Bene, allora, insomma, Mercury ha attaccato 13 SCV. 13 SCV killati da parte di Mercury. 13 droni, sì, però comunque è stata una buona difesa. Non avendo unità, ha fatto un'ottima difesa. Più che altro non capisco perché Mercury sia tornato indietro con questa bench invece di andare ad usare il clock. In questo momento riparte, infatti. Riparte forse tardi, quindi sto che sono stati posizionati correttamente nella prima e nella seconda base. E comunque sì, con i lavoratori, ma che non ha una parità di risorse utilizzate, alla fine si è perso. Cade la bench. Non fa danni. Cade la bench e ha perso 1000 minerali, mentre Crank ne ha persi 750. L'income è a favore del giocatore Zerg, sia di gas che di minerali. Quindi situazione particolare per Mercury. Bene, vediamo comunque scendere adesso la seconda base. Sta diventando operativa in questo momento qua. Arriva un tank da parte di Mercury e Marine. Però questo di Mercury non è funzionante. Con tre fabbriche
tutte e tre con modulo tecnologico? Sì, tre factory con modulo tecnologico, sta producendo Helion. Dove vanno questi SCV? Vanno in seconda. Yes, fa un transfer da prima alla seconda. Sì, switch a plat come ci segnala Birraio. Beh, la scelta dello switch a platte non è che l'approvo tantissimo in questo caso, perché dipende, insomma, dovrebbe scoutare il giocatore. Beh, perché se arrivano tanti tank, i Helion comunque sono un numero insolito, perché solitamente ne vedi arrivare 4 accompagnati da 2 Reaper, e allora lì magari non ti immagini ancora nulla, però 6 Helion sono tante. 6 Helion sono tante. Switch a platte è stato fatto. Sì, è anche giusto lo switch a blatte, però se non scouti quei tank possono veramente fare strage. Vediamo che queste rucce adesso partono. Vanno avanti verso la Naga, troveranno l'esercito di Mercury che sta partendo anche lui in questo momento. È arrivato alla Naga. Avanzano le blatte, si incontrano a metà strada praticamente. Arrivato e subito le blatte. Ottima scelta quella di tornare indietro da parte di Crank. Ma non saprei. Non fa tempo che c'era il Siege, poteva effettivamente fare dei danni prima di scappare poi via. Sta arrivando anche lo speed delle blatte, arriva la trasformazione delle Helion, arrivano altri 3 tank. Dall'altro lato vengono fatte 4500 blatte. Mi sembra giusto, io non ho messo in riduzione. Il supply di unità è molto a favore del giocatore Zerg e anche gli upgrade, tra l'altro. Però il giocatore Terra si porta in avanti di Macro e mette giù una terza base. Non so se potrebbe essere la scelta migliore in questo momento, considerando che ha un esercito abbastanza scarso e che è quasi superato a casa un'altra volta. Se ne è accorto, meno male. Mette a terra una terza base Mercury e parte all'attacco. Ci dicono che lagga, dovrebbe laggare un po', perché anch'io l'ho visto laggare. Non so in questi giorni come sta andando la linea telefonica, in quanto non sono stato a casa. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, nei prossimi appuntamenti, insomma. Dicono che laga. Salutiamo The Light. Ciao The Light. Sei la terza viewer del nostro stream di oggi. Entrano sì. Sul creep l'esercito di merda. E si va a piazzare, quante blatte. Nettamente a favore di Crank questo ingaggio. Si ritira la Banshee da sola. Ma cosa segnala? La terza base inattiva. Segnalano che la terza base non sta venendo utilizzata, probabilmente. No, io credo che segnalano l'SCV fermo vicino alla terza base. Sì, il fatto anche che sia. Comunque si è a posizione di estremo vantaggio da parte di Crank, che si vede a fronteggiare una specie di mech con Marine Tank, più che altro con qualche Helion. Viene fatta un'altra factory, forse Mercury sarebbe dovuto andare di mech, di full mech, insomma. Tu che dici? Ecco, Crank secondo me non sta neanche sbagliando troppo a temporeggiare, cioè oddio, chiuderebbe la partita andando adesso a attaccare, però... Se magari si prende una terza base, col fatto che sta facendo muta, sta facendo muta, direi che potrebbe portarsi a casa la partita più facilmente rispetto a un lancio basta. È arrivato anche il 2-2. In questo momento Mercury non ha nessun po' di counter contro volante, quindi... Sì, e non sembra essere interessato ad andare di Thor. Stanno per uscire 8 muta dall'altra parte. In vantaggio di upgrade Mercury. Aspettiamo che i due player decidano di fare le proprie mosse, in sembra ammassare l'esercito Crank e partire in avanti. Parte in avanti Crank.
8 muta per Crank. Vedremo se andrà a ingaggiare prima la base o prima l'esercito. Arriva anche un Thor da parte di Mercury. Arriva l'ingaggio, non c'è niente per sparare in aria. Arriva un missile a ricerca che non fa troppi danni. Mercury è costretto a scappare, credo che Craig si porterà a casa la partita a momenti. Craig sembra molto in vantaggio, viene killato il command center, ottima mossa da parte di Craig. Arriva il Thor che potrebbe killare queste muta, infatti Craig le allontana le muta Craig, cade il Thor e non c'è più niente da fare. Arriva il GG, Insomma, si è recuperato la sua partita, il nostro Crank. che si dimostra anche un buon player comunque. Sembra un vecchio morente con questa voce. Niente, la Mac non fa per me. Arriva anche Navi l'aspettare, che è un altro nuovo giocatore della decima. Attendiamo la scelta della mappa. Ne esce Fabio Minillo con lo aiuto io a Crank. Esatto. Di insediamento alla prossima mappa. Ci dicono dalla regia che Nuke sei grasso. Certo, tantissimo. Intanto continuiamo a crescere. Sono in questo momento 5 viewer. 5 Yes. e stream arrivano 5 persone. Attendiamo il go da parte dei giocatori e che parte il tutto, insomma. Intanto, se riesco a parlare, vi lancio una sfida in chat. Per tutti quelli che mi conoscono, avranno visto come sono vestito da nano. Di che colore è la copricotta? Marrone C'ho già blu l'armatura di pelle sopra marrone. blu Pensavo rossa o blu. T'ho detto blu 6 volte. Ricomincia la partita, fate la presentazione per cortesia. Stavo No, andando non a levare presentare, tutte fa le blu cose. comunque. Allora, troviamo il rosso sull'1 a 1 che vuole portarsi a casa questo best of 3, il giocatore della decima, uno dei nuovi membri, Crank. Guardate come prende minerali con i suoi droni dall'altro lato. Una vecchia leva della decima che ha smesso di giocare temporaneamente Kaula, ma adesso è tornato più forte di prima e si è conquistato l'oro. E il giocatore per la decima eSports, Mercury.
Interessante, è una partita 1-1, quindi chi vince questa vince tutto, porta a casa la saccoccia. Esatto. Vediamo come si comporteranno. Il primo game di Mercury è stato molto aggressivo, mentre il secondo magari più improntato verso una giocata macro barra Mac, che però non ha funzionato come doveva, probabilmente. Vediamo come si comporterà questa volta, se tornerà su una tattica più aggressiva o se si incentrerà su una giocata un po' più passiva. Va a E costruirsi. macro. Va a costruirsi la naga, va a scostruirsi poiché passa l'SCV vicino e va a scoutare la base dell'avversario. Sto dicendo cose a caso. Più che L'Overlord è quasi altro arrivato a scoutare l'altra base. è arrivato in Con questo momento. calma. Con calma. Con molta Tanta calma. Vai piano. Piano. Prendiamo l'Overlord. Dimmi l'Overlord. Piano. Calma. Vai piano. Mentre Guardatelo. dall'altra parte l'SCV sta scautando la base, il Crank vede la pozza germinale. Crank posiziona adesso la sua seconda espansione. Scusatemi i rumori molesti, ma il parlare, Quest'Overlord è scoperto all'interno della base di Mercury. non ci Se non sono se ne marine. accorge, potrebbe essere una No, grave perché l'ha perdita per le truppe fermato? Zerg. L'ha fermata addirittura sulla base, per essere sicuro proprio. Uccidimi! E il Marine comincia Non sa dove andare. Non sa dove stare. Nel Marine del frattempo resto. questi due Ling vanno a rinseguire l'SCV di Mercury. Viene fatta una seconda base da Crank. L'Overlord sta per cadere. Cade tra in questo È momento. morto l'Overlord. Supply lock molto Il supply pesante. block. Supply lock molto pesante per il giocatore Zerg, che non sembra avere in produzione alcun tipo di Overlord. Lo mette in questo momento, quindi avrà altri 25 secondi di supply block. Nel frattempo io sto morendo. Nel frattempo tu sai una lag addosso che puzza quasi, quanto ce Non ho capito. n'hai? Hai una lag addosso che puzza, quanto ne hai? Perché? Ma su TS? Sì. Ma lagga il parlato o mi senti o non mi senti come se mancasse No, no, latenza? nel parlato vai a scatto. Problemi di connessione allora, boh, non so che dirvi. Altri impalatori nella base di Gank sono stati più di prima, penserà lui, sarà utile anche questa volta. Non ha tutti i torti. Mentre Mercury lo vediamo giocare la stessa identica giocata di prima, che vede tre racks e una fabbrica che la fa o non la fa, non lo sa, non ha ancora deciso. Sembrava stesse per farla. Eccola, la messa qui, si vede che sarà sbagliata. Intanto il vostro caster era morto, stavo controllando, ma non ho niente aperto, quindi non so che dirvi. Le connessioni italiane, che bella cosa. Tutta colpa del nostro stato. E Crank non sembra intenzionato a prendere gas. You're gonna Sta die. facendo una giocata totalmente senza gas. Gasless fino al sesto minuto, Crank che non sembra interessato a prendere, a fare rush mentre mette in produzione altri droni, altri overlord e prende gas. Aspetta. Scende in modulo tecnologico dall'altra parte, parte di Mercury, la stessa identica build di prima, una Marine Tank Sì. spudorata. Pratica che vince non si cambia, e dall'altra parte del resto non sembra esserci una risposta di nessun tipo. Infatti credo che Mercury Ultimo attaccherà in scan. questo momento. Quando vede che non c'è nulla, attacca. Posiziona uno spazioporto e lo shield ai Marine, mentre dall'altra parte posiziona una regina e una colonia delle Blatt. E le due camere evolutive, quindi vuole fare E la le due stessa camere cosa che ha evolutive. fatto prima. Crank.
Insomma, avrebbe dovuto giocare forse un po' d'anticipo, magari scoutare un po' meglio, immaginare cosa stesse facendo l'avversario. Mi sembra che non abbia proprio scoutato nulla Krunk nella Sì, base per adesso lo vede avversaria. partire. Però Krunk non sa assolutamente nulla di quello che stava facendo ci sono due l'avversario. Ling che hanno visto l'armi di Mercury partire dalla base. Adesso l'hanno anche sentito l'armi di Mercury partire dalla base, non l'hanno solo visto. C'è anche la naga. Libera la naga. Crack non risponde, droni. In produzione droni, un overlord, potenziamenti. È una colonia pacifista da quella di Krunk oggi. Sì, Ha molto. dato lo shield. Quattro blatte. Sì, scusa. Guardato lo shield da parte di Mercury, che invece sta adesso mettendo in costruzione l'armi e le fanterie di livello 1. La seconda base messa giù e quattro blatt dall'altra parte. Una media carica da parte di Mercury che cercherà di fare un doppio attacco su due fronti. Medivac scarica il main e dall'altra parte Axi Piazza e i marini cercano la Queen. Tre blatte cercano di difendersi più come possono. Ha perso addirittura la colonia delle blatte. Il drop è stato neutralizzato. No, il drop è stato salvato completamente dalla Medivac. Sta andando a raggiungere il grosso dell'esercito che è rimasto fermo in questo momento. Insomma, fa Situazione un bel molto. contain, Sì, però però non ha no, visuale in non questo muovere momento troppo sull'altura. Più velocemente la visuale. di queste blatte stanno facendo una bruttissima fine, sono rimaste in 4, sono finite le blatte. Carica tutto sulla Medivac un'altra volta. Crolla la Medivac con tutto Marina a bordo, direi che è stato un danno bruttissimo, però è già pronto un altro esercito alla naga con Mentre Krunk altri non ha nulla in marini. produzione, anche se ha bancato il mondo. Krunk non ha nulla in produzione. Nulla in produzione per Krunk è il mondo bancato, 2000 di minerali e 1000 di gas. Rimette giù la colonia delle blatte, ha qualche ping a difendere la base. Dall'altra parte invece Mercury si ricorda praticamente adesso di rendere operativa la seconda base, Ma che fa? Va avanti prima con i Ling? spronare. Che sta counter rushando? Credo Un che voglia andare a pazzo. vedere un po' come. È un pazzo. Le blatte scende giù in questo momento. Le 5 blatte sono azioni porta in un tank 4 marine e in una medivac 4 marine e un tank. E sul tank non l'ho mai visto. Arriva la Spire. Terza base per Mercury nel frattempo che c'è la bulla, dice, io sono grosso di te. Sì, situazione molto difficile per il giocatore Vedo Zerg. che la medivac sta per sbarcare in prima base. Prendi la medivac, prendi il tank. Il tank non viene piazzato. Non ti si sente. Non mi si sente. Belli posizionamenti del tank. No, Tank cadono. non dirmi che riesce a difendersi lo zero. Ma infatti non ci riesce. Dovrebbe arrivare Gigi da un momento all'altro. Rimangono 8 marini che si stanno impacchettando con questo vivaio. Arrivano altri 2500. Credo non sia altri 2500 marini, non fanno mai male. Ah, io ho la Z non cliccata.
Loro ci escono in gallery. Ma non ce la farà mai, dipende. Contro Marine Tank, no? Contro Marine Tank non puoi andare di luce. GG arriva da parte di Tank, di Mercury, si conclude così la Bo 3, la vittoria di Mercury.